Salve ragazzi, oggi penso che non ci si vede, eh? Oggi vi parlo di questo libro, 20 anni di Mediterraneo, Göran Schild. Chi è questo Göran Schild? È un finlandese che ha portato la sua barca nel Mediterraneo e per una ventina di anni ha scorazzato un po' di qua, un po' di là, passando tutte le estati. E appunto nel Mediterraneo, quindi un libro fatto tanti piccoli racconti delle varie stagioni, i vari anni che ha passato qua. Qual è la cosa più bella di questo libro secondo me? Questo libro è stato scritto tra il 48 e il 69, cioè i racconti che qui troviamo si riferiscono a questi anni e quindi si riferiscono ad anni molto lontani da noi. Lo stile con cui racconta è un racconto senz'altro di viaggi, una barca a vela che ha fatto questo viaggio, però soprattutto un racconto di cultura. Lui, Göran Schild, è un esperto d'arte famoso, ha scritto anche una biografia di Harald Aalto, però si sente il tempo e anche nella descrizione sia dei personaggi, sia delle persone che incontra, sia dei luoghi, è possibile sentire questo il passato che si fa vivo. Vi leggo soltanto alcune parti. Allora, lui entra a Le Havre, attraversa tutta la Francia con questa barca all'interno, passando anche per Parigi, arriva fino a sul Rodano, quindi fino a Marsiglia. Sentite come descrivere quando arriva a costeggiare la spiaggia della Costa Azzurra, quel chiamarsi familiarmente l'un l'altro, quella bronzatura dei corpi, quel modo di muoversi nel passeggiare sulla sabbia o nel tuffarsi in acqua rivelano abitudini ormai radicate e facevano pensare a molti giorni vuoti passati allo stesso modo. Un'impressione che si fondeva con l'atmosfera un po' offuscata e pesante di quel caldo pomeriggio, eccetera, eccetera. Quindi a noi, poco prima, noi che venivamo dall'entroterra e che ci eravamo abituati a vedere padroni di chiatte, contadini e la popolazione delle operose cittadine, quella gente mezzo nuda appariva eccessivamente frivola. Veramente siamo negli anni 50, no? Più avanti dice, parlando del quartiere vecchio di Marsiglia, scusate, era un quartiere vecchissimo, molto simile al labirinto dove la gente viveva nella più grande miseria. I bordelli e le fumerie d'oppio non si contavano e i turisti avventurosi avevano la possibilità di soddisfare tutte le curiosità immaginabili in quanto comportamento animalesco umano. Vedete, sono descrizioni che ormai non si usano più, ma neanche per scherzo. Poi, parlando degli italiani, lui lascia la barca nei vari anni, un po' in Italia, per un po' di anni lascia in Italia, a Lavagna, per altri po' di anni li lascia in Grecia. Alla fine, negli ultimi anni, lui si compra una casa a Leros e la barca quindi rimarrà sempre lì e la casa che lui possiede, insomma, di Leros. Quando era in Italia, a Lavagna, una delle sue osservazioni è questa: nei paesi nordici gli italiani hanno fame di essere dei fannulloni. Ciò dipende probabilmente dal fatto che in questo paese sovrappopolato si vedono tanti abitanti stare con le mani in mano, semplicemente perché non trovano da lavorare. Se appena si dà loro la possibilità di procurarsi da vivere, nella maggior parte dei casi diventano la sveltezza personificata e quindi degli operai incredibilmente svelti, oltre che intelligenti. Questa osservazione l'ha fatta nel 54, però sta parlando di Venezia, quindi dei lavoratori del vetro di Murano. Ecco, tutto il libro appunto descrive le sue ricerche. Lui ha avuto anche degli interessi di tipo archeologico, quindi parla dell'Adriatico, della Grecia, del Medio Oriente, il Nilo, e ha circumnavigato il Peloponneso, Atene, poi è andato naturalmente nella Turchia, eccetera, eccetera. Quindi lui racconta, ci sono anche una ventina di fotografie che lui ha fatto nei vari pellegrinaggi. E qui si vede una modalità di viaggiare che a me piace moltissimo, che non è quella di puro sport, eccetera, ma è quella proprio di esplorare il mondo, dare dei giudizi, ma sempre con molta
come dire, leggerezza, con molta attenzione, mai giudizi tranchant, a parte il primo, no, che vi ho letto, insomma. Quindi molto molto bello, 20 anni di Mediterraneo. C'è un altro libro che ho appena iniziato a leggere, che non ho qui con me, dove c'erano le prime versioni di alcune di queste pubblicazioni. Questo dà l'impressione di essere anche tradotto molto bene, quell'altro ha qualche strafalcione, ma insomma va bene. Quindi eccolo qua, 20 anni di Mediterraneo, la casa editrice è la Mursia, bel libro, ve lo consiglio. Buona lettura.